Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni rispose a Gesù dicendo: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri». Ma Gesù disse: «Non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, sarebbe meglio per lui che gli passassero al collo una mola d'asino e lo buttassero in mare. Se la tua mano ti scandalizza, tagliala. È meglio per te entrare nella vita munco che con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Se il tuo piede ti scandalizza, taglialo. È meglio per te entrare nella vita zoppo che essere gettato con due piedi nella Geenna. Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo che essere gettato con due occhi nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Cari amici, buona domenica. Con Cristo c'è sempre da imparare. Così ci insegna il Vangelo di oggi. Succedeva al tempo degli Apostoli. Può succedere anche a noi. Gesù insegna ai Suoi discepoli a valorizzare il bene ovunque si trovi, anche al di fuori del loro gruppo. Questa parola bene è molto importante, decisiva per l'uomo, per i popoli, ma quanto è confusa oggi, quanto è ambigua oggi. Spesso diventa un'opinione. Per uno è una cosa, per l'altro è l'esatto contrario. A volte facevo sentire ai ragazzi a scuola una canzone di un noto cantautore che in un rigo diceva: tra farsi la barba e uccidere, che differenza c'è? Non ci basta la natura per fare il bene, non ci basta l'istinto, ci vuole la grazia, ci vuole Dio, diceva già Dostoevskij, grande scrittore russo. Se l'uomo dimentica Dio, diventa peggio di una belva. Infatti, senza Dio l'uomo si inventa il bene, da solo. Decide lui ciò che è bene e ciò che è male. Chiunque vi darà anche un solo bicchiere d'acqua nel mio nome non perderà la sua ricompensa. Mi sembra decisivo questo nel mio nome. Per chi incontra Cristo, per chi lo incontra, Cristo diventa un nuovo principio di conoscenza e di azione. Nel nome di Cristo, della sua presenza, della sua compagnia, della sua storia, si conosce, si guarda la realtà, si agisce in una certa maniera. Si dice anche alla messa, per Cristo, con Cristo e in Cristo. Stiamo sul bicchiere d'acqua. È il gesto più banale, più scontato. Si dice infatti: un bicchiere d'acqua non si nega a nessuno, eppure non è così oggi, non è così scontato, non è così elementare. Bisogna lottare anche per questo bicchiere d'acqua. Ci ritorno molto sopra su queste cose, ma oggi ci sono persone, stati, tribunali, medici che decidono di staccare la macchina che ti dà un bicchiere d'acqua, che dà un bicchiere d'acqua a chi è gravemente ammalato. Disumano tutto questo, ma la società e il mondo possono diventare disumani. Mentre leggevo questo Vangelo, mi è tornata in mente diverse volte la figura di una santa dei nostri tempi, Madre Teresa di Calcutta, molto affascinante per la mia storia. Quanti bicchieri d'acqua, amici, a partire dall'India, lei e le sue suore, per tutto il mondo. Mi sono andato a ritrovare una intervista di un giornalista
a Madre Teresa di Calcutta di molti anni fa. Partiva così ricordando un episodio. Madre Teresa, non ancora ventenne, ricordo di aver raccolto un uomo dalla strada e di averlo portato nella nostra casa. E cosa disse quell'uomo? Non bestemmiò, disse soltanto: ho vissuto sulla strada come un animale e sto per morire come un angelo amato e curato. Sorella, sto per tornare alla casa di Dio. E morì. Non ho mai visto, dice ancora Madre Teresa di Calcutta, non ho mai visto un sorriso come quello sulla faccia di quest'uomo. La domanda di un giornalista: perché lei, Madre Teresa di Calcutta, le sue sorelle, fate tutto quello che fate? Salta su e di botto Madre Teresa risponde: noi facciamo tutto quello che facciamo perché amiamo Gesù oggi. Ecco, io dico a tutti voi: si può vivere così, si può amare così, si può spendere la vita così. Questo è il bene. Buona domenica ancora.